Tre veicoli, una Fiat Panda, un Doblò e un pick-up. Quattro persone, di cui tre italiani e un albanese, quest'ultimo il più grave, coinvolti. Questo è il bilancio dello spettacolare incidente accaduto intorno all'una sulla via romana all'altezza del bar Achille, località Antraccoli. Secondo una prima ricostruzione in base al racconto dei testimoni che hanno assistito al sinistro, la Fiat Panda, condotta da un trentenne albanese mentre stava viaggiando in direzione Capannori, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, andando a scontrarsi frontalmente con un Fiat Doblò con alla guida un 43enne di Lucca che proveniva in direzione opposta. A causa del violento impatto, la Panda ha carambolato sull'asfalto fino a ribaltarsi, tanto che per estrarre il conducente dall'abitacolo sono dovuti intervenire sul posto anche i vigili del fuoco. Nello scontro è rimasto coinvolto in modo marginale anche un pick-up, a bordo del quale viaggiavano due persone rimaste illese. Sul posto, oltre a due pattuglie dei carabinieri per i rilievi del caso, due ambulanze della Croce Verde, una di Lucca e una di Porcari, che hanno trasportato i conducenti delle due Fiat all'ospedale Campo di Marte di Lucca. Ad avere la peggio, ma non è in pericolo di vita, il giovane di origine albanese.